Nessun vincitore alle primarie del PD per eleggere. Lo sapevo, te la sentivo ormai. Già, tu le pagine le fate tutte, vero? Ah, e c'era l'audio aperto. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro telegiornale e iniziamo con una notizia che riguarda un po' la storica competizione in alcuni casi, in altra collaborazione tra le due principali città del nord Italia, ovvero Milano e Torino. E in questo caso è Milano ad avere la meglio, perché Milano svetta nell'indicatore reddituale di lavori e per i servizi. Al primo posto per i depositi in banca pro capite celebra un montasso di occupazione e vince una sorta di classifica, i City Rate 2018 come migliore smart city. Anche la cultura sale sul podio con la spesa media dei milanesi al botteghino. Tra i punti deboli la sicurezza, cioè scippi, borseggi e rapine, e l'indice di litigiosità nei tribunali. Al secondo e al terzo posto ci sono invece Bolzano, in risalita dalla quarta posizione del 2017, e Aosta in discesa in una posizione rispetto allo scorso anno. In coda la graduatoria invece si trova a Vivo Valencia. È la quarta volta che compare sul fondo, circondato da numerose città del sud. La città è penalizzata dalle performance legate alla giustizia e ai servizi, alle variabili reddituali. Roma si piazza al 21° posto e tra le altre grandi città più a sud spicca la risalita di Napoli, ma migliorano anche Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna. In controtendenza solo Genova e Firenze che perdono 8 e 10 posizioni in questa classifica tra città. Però insomma Torino quindi non ha avuto la meglio in questa situazione. E adesso passiamo alla politica. Si sono recati in 13.000 per eleggere il segretario regionale del Partito Democratico. Nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario all'elezione diretta e si dovrà quindi passare per un voto all'Assemblea. Nessun vincitore alle primarie del PD per eleggere il nuovo segretario regionale del partito. Nessuno dei tre candidati ha infatti raggiunto la quota del 50% più uno dei voti necessari all'elezione al primo turno. A votare per eleggere il nuovo segretario regionale si sono recati in 13.000, pagando la quota di 2 euro necessari per esprimere la propria preferenza. Alla fine, nei risultati provvisori diffusi a urne chiuse, Mauro Marino ha ottenuto il 41,52% dei voti. Al secondo posto Paolo Furia, ricercatore universitario, che ha ottenuto quasi il 36% dei voti. Terzo posto per Monica Canalis, con il 22,50% dei voti espressi. A Torino il candidato Paolo Furia ha vinto con 1.331 voti, battendo il candidato della maggioranza Marino, che si è fermato a 1.218 voti. Decisivo quindi sarà il dialogo tra i tre candidati per vedere se sia possibile o meno evitare il voto dell'assemblea del partito, che in caso di mancato accordo dovrà decidere a scrutinio segreto il nuovo segretario. Un ballottaggio evitabile solo con un accordo al quale gli sherpa del partito stanno lavorando fin dalla chiusura delle urne. Tornando al numero di elettori, è stata quindi superata di qualche migliaio di unità la soglia di 10.000 votanti, considerata prima del voto il target minimo per decretare il successo della tornata elettorale del partito. Da considerare però che l'affluenza ai 168 seggi allestiti in Piemonte si è quasi dimezzata rispetto al voto del 2014. La parola passa ora alla commissione elettorale che mercoledì 19 dicembre, con i dati definitivi, proclamerà i componenti dell'Assemblea regionale. E adesso a Torino, perché è ripreso nelle prime ore di questa mattina lo sgombero dolce, diciamo, è stato definito un po' giornalisticamente così, ovvero non troppo e severo, a Torino dell'ex MOI, l'ex villaggio olimpico occupato da anni da profughi e da famiglie di migranti. La polizia in via Giordano Bruno ha presidiato la zona, gli scantinati, dove vivono un numero abbastanza indefinito di persone, si parla di qualche decina, erano già stati liberati nel novembre dello scorso anno, quando erano state allontanate circa 100
persone. I cancelli utilizzati per chiudere le cantine però erano stati divelti e quindi erano entrate nuovamente queste persone che sono proprio sotto, sotto le palazzine. Lo sgombero della struttura quindi ha coinvolto comunque anche in questo caso prefettura, questura e comune di Torino insieme con la diocesi, la regione Piemonte e la compagnia di San Paolo in quel progetto che è proprio fatto per cercare di dare una sistemazione a coloro che occupano questi spazi, queste palazzine. Pare che siano almeno una quarantina le persone, i migranti che hanno lasciato gli scantinati, uomini provenienti soprattutto dal Ghana, dal Mali, dalla Nigeria e dal Chad, accompagnati al centro della protezione civile di Via delle Magnolie, verranno poi smistati in alcune abitazioni come previsto proprio dal progetto di ricollocamento di cui parlavamo prima. Adesso andiamo ad Alessandria, a cura di Fulvio Cervini e l'organizzazione di Camera di Commercio e Comune si è aperta a Palazzo Monferrato la mostra Alessandria scolpita con capolavori di artisti locali vissuti tra il gotico e il rinascimento. Si potrà visitare fino al prossimo 5 maggio la mostra Alessandria scolpita promossa da Camera di Commercio e Città di Alessandria per celebrare gli 850 anni del capoluogo. Un'esposizione dedicata al patrimonio artistico figurativo prodotto nell'Alessandrino tra il periodo gotico e il Rinascimento, che si potrà visitare dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 13. Perché visitare questa mostra? Per scoprire un mondo fantasmagorico, coloratissimo, inatteso, per scoprire che Alessandria tra 4 e 500 è stata una piccola, grande capitale artistica capace di produrre, di raccogliere, di ospitare, di allevare sculture colorate, ma anche tavole, ma anche oreficerie che esprimevano il meglio della ricerca artistica di quegli anni, quando Alessandria era davvero una grande cerniera culturale tra il mondo nordico e il mondo mediterraneo, tra la Lombardia e la Liguria. Una mostra che ha richiesto anche un grande lavoro organizzativo, sono stati coinvolti molti privati. Oltre ai collezionisti privati chiaramente, ma molti ci sono dei musei, Museo di Palazzo Venezia a Roma, le chiese del territorio, quindi anche grazie alla chiesa locale che ci hanno prestato queste opere, non solo del territorio ma anche di operatori del territorio, di gente che alessandrina che in quel periodo andava anche in Italia, all'estero a fornire la propria opera. E quindi a loro va il nostro ringraziamento perché qua stiamo parlando di pezzi di estremo valore, di un richiamo storico incredibile, quindi una mostra da vedere. L'approvazione della proposta di candidatura per il riconoscimento di area di crisi industriale complessa dei 112 comuni del sistema locale del lavoro di Torino ha consentito al presidente Sergio Chiamparino, presidente della regione, di dichiarare che abbiamo fatto celermente la nostra parte, dichiarare che adesso tocca al governo e al Parlamento mantenere gli impegni assunti dal ministro Di Maio, che prevedeva un significativo stanziamento di risorse, e anche di rivolgere un appello alle senatrici e senatori torinesi perché verifichino in sede di approvazione della legge di stabilità che il fondo previsto per le situazioni di crisi complessa venga adeguatamente aumentato. Abbiamo completato il tutto in sole 3 settimane, abbiamo rispettato la scadenza che c'era stata data, ha detto l'assessore alle attività produttive Giuseppina De Santis. Ci aspettiamo adesso un deciso incremento delle risorse in favore del Piemonte rispetto a quelle inizialmente previste dall'esecutivo nazionale nella bozza della manovra finanziaria, così come è stato promesso a Roma nel corso dell'ultima settimana. Nel dossier viene sostenuto che il sistema locale di Torino corrisponde all'area del Piemonte maggiormente interessata dagli effetti negativi della crisi, la crisi economica naturalmente, e soprattutto in relazione a una situazione occupazionale che ha fatto registrare un'evidente criticità in termini di aumento del tasso di disoccupazione, ricordiamo che era al 10,3% nel 2017, più che raddoppiato rispetto al periodo pre-crisi, nel 2006 eravamo intorno al 4,4% e oggi appunto 10,3% nel 2017, ma insomma questa è la tendenza. Le linee di investimento che potranno avviarsi toccano i temi della mobilità connessa e della transizione industriale del comparto automobilistico, naturalmente si tratta di filoni sui quali sono già attive forme di sostegno da parte della regione attuata con il Ministero dello Sviluppo Economico negli anni scorsi, ma tuttora in fase di sviluppo attraverso progetti finanziati con le misure regionali per l'industrializzazione dei risultati della ricerca, poli di innovazione e piattaforme tecnologiche. Alcune traiettorie del dossier, tra cui in materia di infrastrutture strategiche e anche la realizzazione della famosa TAV della Torino-Lione, sono inoltre definite per le questioni legate alla tutela ambientale, considerato che esiste un problema concreto di qualità dell'aria. La proposta della candidatura descrive quindi i fattori di complessità e le caratteristiche da
della zona individuata e facendo seguito agli incontri che la Regione ha avuto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comune e la Città Metropolitana, individua anche delle priorità economiche, insomma delle situazioni considerate un po' più gravi, quindi da seguire con maggiore attenzione. Particolare riguardo dovrà essere rivolta anche alla pianificazione di un intervento sistemico in grado di favorire processi di riqualificazione e conversione che consentono anche il perseguimento di un nuovo equilibrio tra le attività industriali e la tutela della salute e dell'ambiente. E adesso ci possiamo fermare per la pubblicità e poi rientrare in studio per altre notizie insieme. Seconda parte del nostro telegiornale, proseguiamo parlando di terzo settore, la riforma del terzo settore. C'è stato un convegno organizzato nei giorni scorsi dal Centro Servizi per il Volontariato nella sala della Piazza dei Mestieri di Torino. Vediamo. La riforma del terzo settore entra nel vivo, il Centro di Servizi per il Volontariato Volto è al fianco di tutte le associazioni, sia quelle di volontariato ma tutti gli altri enti di terzo settore con i quali avremo a che fare d'ora in poi. Una riforma che ha tante opportunità e qualche criticità. Noi cerchiamo di accompagnare per mano le associazioni in tutti i cambiamenti, in tutti i mutamenti doverosi per la riforma, perché vogliamo sostenere chi veramente si occupa degli altri e non chi magari che in questi anni ha usato il termine no profit per fare altro. Quindi un passo avanti, i centri di servizio sempre al fianco del mondo del volontariato. La legge impone che ci sia un obbligo specifico di assicurativo per tutti i volontari, tutti i membri degli ETS, quindi il Centro di Servizio di Torino ha creato con la Cavaletto Assicurazioni una convenzione per essere presente e offrire consulenza a tutto il territorio. E la polizza che noi offriamo garantisce, secondo quanto dice la legge, una polizza di responsabilità civile, una polizza infortuni e una polizza malattia professionale. E su questo, per quanto riguarda la malattia professionale, siamo gli unici a dare questo tipo di garanzia. Ad oggi, grazie al direttore del CSV di Torino, la nostra presenza è capillare e forniamo consulenza ogni qualvolta ce n'è bisogno, offrendo gratuitamente la nostra presenza a chi ce lo richiedesse. Confermato fino a giovedì prossimo il blocco delle auto più inquinanti a livello dei provvedimenti permanenti. Non possono circolare diesel fino a Euro 3 a Torino e le auto di classe emissiva Euro 0 alimentata a benzina o GPL metano. Il blocco è in vigore per tutto l'arco della giornata per automobili e ciclomotori Euro 0, dalle 8 alle 19 per i veicoli dall'alimentazione diesel Euro 1, 2, 3. Le condizioni dell'area torinese sono tornate sopra la soglia d'attenzione ed è possibile quindi che giovedì prossimo, se la tendenza sarà confermata, torni il livello arancione dei provvedimenti antismog che blocca la libera circolazione dei veicoli Euro 4 diesel dalle 8 alle 19. La Regione Piemonte, come ogni anno dal 2008, continua a potenziare nelle scuole piemontesi metodi alternativi alle sanzioni disciplinari. Continuiamo a sostenere questo progetto perché riteniamo rappresenti una reale necessità di crescere per gli studenti piemontesi, ha detto Gianna Pentinero, assessore all'istruzione della Regione Piemonte. Allora vediamo i dettagli. Prosegue il potenziamento del progetto sui percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari. Anche quest'anno le scuole superiori e le agenzie formative piemontesi hanno la possibilità di prendervi parte, quindi al posto della sospensione agli studenti potrà essere offerta la possibilità di partecipare ad attività di volontariato, come ad esempio attività di sostegno rivolta agli anziani, ai disabili, agli adolescenti in difficoltà e attività di doposcuola per i bambini. Dal 2008 l'iniziativa realizzata dal Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte Valle d'Aosta insieme all'Ufficio Scolastico Regionale viene riproposta ogni anno nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per le Prevenzioni del Bullismo. L'intento è quello di ostacolare il disagio sociale e relazionale dei ragazzi, partendo da un principio che una condotta sbagliata possa essere corretta non tramite punizioni ma con lo sviluppo di percorsi educativi di recupero. Questo attraverso l'inserimento dei giovani in attività socialmente utili, gestite da associazioni di volontariato o aziende del terzo settore. Continuiamo a sostenere questo progetto perché riteniamo rappresenti una reale opportunità di crescita per gli studenti piemontesi, dichiara Gianna Pentinero, assessore all'istruzione della Regione Piemonte. Agli studenti viene offerta la possibilità, anche se per un periodo limitato, di mettersi alla prova in contesti diversi da quello scolastico e di sperimentare insieme ai volontari i valori positivi della condivisione e della solidarietà. L'iniziativa prevede inoltre la costruzione di una rete di collaborazione tra scuola, famiglie e mondo del volontariato, contribuendo a realizzare quell'alleanza educativa fondamentale per contrastare comportamenti scorretti, a cominciare da quelli legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, conclude l'assessore Pentinero. Lo scorso anno questi percorsi hanno riguardato più di 350 studenti, con il coinvolgimento di 120 associazioni ed enti del terzo settore.
Il progetto, condiviso con il consiglio di classe e con una durata minima di 3 mezze giornate, può essere realizzato al mattino, in sostituzione della frequenza delle lezioni, o nel pomeriggio, dopo l'orario scolastico, nel caso in cui la sospensione preveda anche la frequenza obbligatoria delle lezioni. La Giunta regionale del Piemonte ha stanziato nel corso della scorsa seduta 11 milioni di euro per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti. Per ridurre le disuguaglianze abitative ed evitare la perdita della casa per morosità non volontaria, in continuità con quanto già fatto a partire dal 2014, l'assessore Augusto Ferrari ha fatto mettere a punto alcuni interventi, ovvero un finanziamento di 2 milioni assegnato alle agenzie sociali per allocazione alle famiglie in difficoltà e che hanno un ISEE fino a 26.000 euro, che possono così rivolgersi al Comune per stipulare un contratto di locazione, ovvero di affitto, con un soggetto privato, però a canone calmierato. E un secondo, che sfiora i 3 milioni di euro, è il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, che punta ad evitare lo sfratto esecutivo, sanando con un soggetto privato, quindi con una persona che affitta privatamente appunto la propria casa, l'alloggio, e sanando quindi questo con un soggetto privato, la morosità progressa, quindi i soldi dovuti, dovuti a problemi non dipendenti dalla loro volontà, come ad esempio la perdita del lavoro, e consentendo così di proseguire l'affitto a canone concordato con lo stesso proprietario, oppure di trovare un altro alloggio da affittare sempre a canone concordato. E questa misura ha permesso nel triennio 2015-2017 di evitare lo sfratto di 834 famiglie. Poi c'è un fondo sociale destinato ad assegnatari di case popolari morosi incolpevoli con ISEE appena superiore ai 6.000 euro. In questo caso le risorse, oltre 6 milioni, saranno destinate alla parziale copertura delle mensilità di affitto e delle utenze che non sono state pagate. Durante la seduta sono state poi approvate delle delibere sulla quota minima che gli assegnatari di edilizia sociale devono corrispondere, devono pagare per il biennio 2018-2019 e l'aggiornamento delle fasce reddituali per stabilire l'affitto. Per ottenere il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, quindi quello che abbiamo detto prima, quindi con questi aiuti da parte della regione, i nuclei familiari assegnatari di alloggi di edilizia sociale dovranno versare ai rispettivi enti gestori almeno il 14% del proprio reddito e comunque non meno di 480 euro. E in linea con gli indirizzi di quelle politiche di welfare abitativo, la Giunta lavorerà all'individuazione di un nuovo criterio di definizione della quota minima che si verrà applicata a partire dal 2020. Voltiamo ancora pagina, i burattini di Peppino Salina sono in mostra per grandi e piccini in un atelier allestito a Palazzo Guido Bono, a Tortona, nell'Alessandrino, che viene tenuto aperto nel weekend grazie all'impegno quotidiano dei volontari dell'associazione a lui dedicata. Giuseppe Sarina, anche noto come Peppino Sarina, era un grande personaggio di Tortona, un personaggio molto importante che con i suoi burattini ha dato veramente grande importanza alla sua casa natale, Casa Sarina, che era un punto di incontro per tanti tortonesi di diversi ceti sociali che amavano vedere gli spettacoli dei suoi burattini. Abbiamo visto, teneva gli spettacoli in un cortile qui a Tortona. Esatto, in un cortile qui a Tortona, in una piazza, Piazza Mazzini, che era sempre molto, diciamo, presa d'assalto dai tortonesi che ci tenevano veramente tanto a seguire tutti i suoi spettacoli, anche se questo voleva dire seguire per più e più sere la stessa rappresentazione, proprio per vedere la narrazione. Per i piemontesi che ci stanno seguendo è anche utile sapere fino a quando sarà aperta questa mostra. Allora, questa mostra per il momento è permanente, nel senso che non abbiamo una data di fine, è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 a Palazzo Guido Bono, Tortona. Privati cittadini, operatori commerciali e professionisti possono chiedere di disporre a Torino di una colonnina di ricarica elettrica sotto la propria abitazione o davanti al negozio o all'ufficio di cui sono titolari. Per farlo i privati cittadini devono essere residenti o domiciliati a Torino ed essere possessori, acquirenti o interessati all'acquisto di un veicolo elettrico e compilare un questionario online. Gli operatori commerciali e professionisti che intendono incentivare i propri clienti dotati di auto elettrica a fermarsi lì davanti, anche in questo caso potranno chiederlo attraverso un altro modulo online. La promozione della mobilità elettrica passa attraverso la creazione di una rete che è la ricarica dei veicoli elettrici diffusa in maniera capillare su tutto il territorio cittadino, accessibile a tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità motoria, spiega l'assessore alla mobilità Maria La Pietra. Lo scorso 28 settembre la città di Torino ha pubblicato un avviso per individuare gli operatori interessati a presentare la propria manifestazione di interesse all'installazione delle colonnine, 200 il numero massimo per ogni soggetto, indicando nella domanda almeno 5 posti differenti.
Ogni 4 colonnine richieste, un'altra deve essere realizzata in uno dei punti indicati dal Comune di Torino come strategici per lo sviluppo della mobilità elettrica nel capoluogo. Per individuare le aree dove posizionare per lo sviluppo delle strutture di ricarica, terremo conto anche dei suggerimenti dei residenti che già possiedono un'auto elettrica o stanno pensando di acquistarla, intendendo così offrire un incentivo ulteriore a chi ha fatto o farà una scelta che va incontro a una non più procrastinabile esigenza ambientale, ha spiegato sempre l'assessore La Pietra. Attualmente il bando resterà aperto per 12 mesi, sono arrivate le richieste di 3 diversi operatori per un totale quindi di 288 colonnine, 214 delle quali dopo un primo esame da parte degli uffici sono quelle ritenute autorizzabili. L'impegno a carico dei concessionari, ogni 4 strutture di ricarica, è quello appunto di installarne un'altra e in un'area scelta dall'amministrazione comunale proprio per permettere una mobilità sostenibile ed elettrica davvero in tutte le zone, anche quelle magari commercialmente meno appetibili. E quindi questo consentirà di rendere disponibili ai cittadini altre 52 colonnine, raggiungendo così un totale per tutta la città di 266 colonnine. E questa ormai era la nostra ultima notizia, allora per ora grazie per averci seguito, naturalmente l'appuntamento è per le prossime edizioni del nostro telegiornale. Da parte della redazione l'augurio per una buona serata e a presto.